Un nuovo appuntamento con Motorbike Expo, ormai una vetrina di eccellenza per quanto riguarda il mondo dei motori sulle due ruote, ma quest'anno c'è anche la novità delle quattro ruote. Beh, innanzitutto te, da buon Veneto, come vivi questo nuovo appuntamento firmato in questo caso Verona? Beh, sicuramente una bella soddisfazione perché anche in Veneto arrivano finalmente eventi importanti per quanto riguardano le due e le quattro ruote. Quest'anno mi trovo ospite in questo stupendo scenario in qualità di campione italiano Cross Country Rally 2014 e di conseguenza una bella soddisfazione. Allora raccontaci com'è andata la stagione 2014, qual è l'etappa migliore? Sei sempre salito nei primi gradini del podio, ma com'è andata, insomma, come te la sei vissuta? Assolutamente sì, è stata una stagione molto gratificante, arriviamo da un secondo posto assoluto del campionato italiano del 2012, quest'anno a partire da marzo già con la gara di Pordenone dove valevole anche per il mondiale, con un primo posto di classe e a seguirsi tutte le altre gare ovvero il San Marino, Sicilia, Sardegna e Puglia ci hanno sempre visto tra i primi tre e di conseguenza ci hanno dato modo di arrivare finalmente al primo posto tanto ambito del TH. Insomma si parla di campionato italiano ma alcune tappe giustamente sono dedicate al mondiale. Parliamo di mondiale, quanta voglia c'è di disputare un intero mondiale? Beh sicuramente se ovviamente come tutti gli sport gli sponsor fossero tali da potercelo permettere sarebbe una gran soddisfazione. Però attingiamo già da una gara importante come quella di Pordenone ovvero l'Italian Bahia che è blasonata e sicuramente porta grandi soddisfazioni e per noi per adesso può bastare insomma. Per quanto invece riguarda il 2015, quali sono un po' gli obiettivi, le aspirazioni? Certo, diciamo che il 2014, ahimè, ci vede anche chiudere la stagione con Mitsubishi, ovvero il Pinin Pajero che ci ha portato a vincere il campionato, assieme ovviamente navigato da Mauro Colizza. Quest'anno avremmo, speriamo, degli obiettivi un pochettino più alti, ovvero se avremo il supporto della scuderia Malatesta e della officina Tecnauto di Maranello, vorremmo approdare al T2 con il Suzuki Gran Vitara Diesel che farà un bellissimo campionato e ovviamente anche un trofeo interno per quanto riguarda Suzuki, speriamo. Facciamo un passo invece indietro nel tempo perché giustamente è una passione che nasce da giovane, immagino, da giovanissimo. Ce lo vuoi un attimo raccontare alle telecamere qui di Televeneto? Certo, ma la passione nasce dalla semplice voglia di mettere le ruote fuori dalla strada, ovvero sicuramente aiutavano tutti quei video che giravano sulla Parigi-Dakar quando eri giovane e di conseguenza affascinava il fuoristrada e via dicendo. Il lavoro, io sono carrozziere, di conseguenza sempre in mezzo al mondo delle macchine, mi ha portato a conoscere i 4x4 e ci siamo avvicinati nelle nostre piccole zone golenali lungo il Po della provincia di Rovigo a vedere com'era questa guida in fuoristrada e sulla sabbia, che per noi questa sabbia potrebbe essere la sabbia del rally dei faraoni. Quindi una stagione come prima accennavi che è andata molto bene, sicuramente ci sono anche tanti sponsor e tanti amici da ringraziare, vuoi citarli in questa occasione? Sicuramente ci sono tutti quanti quelli che hanno partecipato a questa mia avventura, in primis assolutamente la C-Sport di Rovigo, l'ufficio sportivo che mi ha secondato in tutto e per tutto, sicuramente l'officina Tecnauto di Maranello nella persona di Richard Testi e tutti quanti quelli che hanno ruotato insomma a questo bellissimo campionato.